Autoclassica Milano, siamo nello stand di Alfa Romeo e chiederei subito qual è il tema scelto quest'anno per questa manifestazione. Sì, il tema scelto quest'anno per Alfa Romeo riguarda la berlina sportiva, nato nel 1950 con la 1009, che è stata la prima Alfa ad essere prodotta su una linea di montaggio, su una vera e propria catena di montaggio, la prima con un 4 cilindri di grande serie e la prima progettata con criteri moderni ed industriali, infatti ha la monoscocca. Dopodiché la 1009 è stata impegnata nelle corse come tutte le Alfa, il claim pubblicitario è stata la berlina sportiva che vince le corse perché si è aggiudicata parecchie gare, tra cui la vittoria di classe alla carriera panamericana, è stata la prima pantera della polizia che, appunto perché verniciata in nero, era stata soprannominata la pantera, poi alla Giulia nel 1962 che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione soprattutto industriale, perché 12 anni dopo sono state prodotte circa nella famiglia Giulia 1.200.000 esemplari. Dal concetto Giulia si è passati al progetto Alfetta 116 che ha segnato gli anni 70. L'Alfetta ha concluso la sua carriera all'inizio degli anni 90 con l'Alfa 75, che è una derivata diretta dall'Alfetta. L'Alfa 75 ha chiuso la sua carriera nel 92, è stata l'ultima vettura della serie Alfetta e poi dalla 75 con la 155, 156, 159 ad oggi la riproposizione del tema berlina sportiva con la nuovissima Giulia. Oltretutto quest'anno Alfa Romeo festeggia un anniversario molto importante legato alla Duetto. Certo, sono 50 anni da quel 66 quando appunto l'Alfa Romeo presentò questa vettura innovativa dal design avveniristico e che conquistò subito il cuore di tutti gli appassionati. C'è una vettura con un motore molto prestazionale, una carrozzeria unica e inimitabile, disegno di Pininfarina, che danno un piacere di guida, una piacevolezza della sportività, una gioia di vivere, ecco, che tra l'altro è rimasta per quasi 30 anni, perché fino agli anni 90 abbiamo questo nome che è Spider, che tra l'altro è caso più unico che raro, il nome di una carrozzeria diventa il nome di una macchina, diventa il nome di un modello, con questo disegno inimitabile e direi leggendario.